questa prima fase, particolare attenzione è stata posta alla situazione vaccinale dei ragazzi, no? È chiaro che la pandemia si vince solo vaccinando, dando la possibilità ai nostri organismi di potersi difendere dai virus. Si è cominciata la verifica di tutte le vaccinazioni, chi non era vaccinato ha cominciato la vaccinazione. Chi ne aveva completata una, aveva fatto una sola vaccinazione, ha completato il ciclo vaccinale. Siamo particolarmente orgogliosi che questa nostra mentalità è entrata nei ragazzi, quindi non abbiamo avuto nessun no COVID, diciamo, no? Tutti quanti si sono voluti vaccinare, si stanno vaccinando. Questo ci riempie di soddisfazione perché significa che il buon lavoro fatto lo scorso anno, la nostra fermezza nei comportamenti ci permette di poter guardare, speriamo, con serenità al futuro. Come invece è il protocollo per i giocatori che arrivano in corso d'opera per le vaccinazioni? Se hanno completato il ciclo vaccinale, hanno il cosiddetto Green Pass, il problema non si pone, altrimenti vengono sottoposti a tamponi nasali e si rientra nel programma dello scorso anno, no? Ogni 4 giorni c'è il tampone nasale. In questa maniera possono essere aggregati al gruppo. Ci mettiamo in contatto, sappiamo il vaccino che ha fatto, quando l'ha fatto, la data, se deve rifare un richiamo fa il tampone. Se ha completato il ciclo vaccinale viene inserito direttamente in squadra. È chiaro che se non hanno completato, lo ribadisco, se non hanno completato il ciclo vaccinale c'è maggiore attenzione. Nel momento stesso che il vaccino è stato completato, i problemi si riducono enormemente. Io sono molto ottimista, veramente molto ottimista. È chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, no? Lo sappiamo tutti, lo ripetono tutti i giorni i mass media. All'interno del nostro gruppo, ovviamente, il pericolo di contagio è ridotto veramente al minimo, anzi, secondo me, è azzerato completamente. Un minimo di rischio ci potrebbe essere se i ragazzi frequentano ambienti chiusi dove ci possa essere il rischio di Covid. Però sono molto ottimista, non mi voglio lasciare andare all'ottimismo più ampio, però io penso che quest'anno potremo assistere a un campionato dove la concentrazione rimarrà sul gesto atletico e meno sulle vicende che ruotano intorno al gesto atletico, come purtroppo è stato lo scorso anno, dove un campionato è stato drammaticamente gestito, falsato o cambiato in funzione delle infezioni da Covid.